Attenzione, l'apro. A me dispiace soprattutto se il giocatore si è fatto male. C'è del sangue. Non è assolutamente un fallo per far male, cioè. Sta un po' zitto, pezzo di merda. Ragazzo, così non merita un trattamento. State del lontani. Genere. Non intervenite. State lontani. Non ci è piaciuto l'episodio, non ci è piaciuto. Miss! Eccolo che arriva. Getta la pistola! Cosa? Quella è una cosa che... Sta zitto! Ma che cazzo stai strillando? Getta la pistola! Viene non per giustificarmi, ma è la pura... Cioè, se si rivede dalle immagini è un fallo normalissimo. Cosa? Che comunque alla fine... Cazzo dici? Magari causato a Giuseppe Rossi che ha avuto dei problemi, allora ha scatenato questi problemi. Però io... Insomma, che succede? Metti giù la pistola! Con la massima sincerità, ma proprio con la massima lealtà mi sento dire che ho fatto un fallo, sì che era fallo, ma non un fallo da far male. Stavo salendo anche le scale. Getta la Mills! Scale, se eravate là dentro, vedevate quanta gente mi ha aggredito. Quindi immaginate anche se potevo chiedere scusa o meno. Ma di che sta parlando? Dammi la pistola. Cosa c'è nella scatola? Butta via la pistola. Ti ho visto con la scatola. Cosa c'è? Questo è stato uno dei motivi perché non... La pistola, David. Non ho chiesto scusa perché... No, che c'è nella scatola? Te lo dico se mi dai la pistola. Che cazzo c'è in quella scatola? Ti impedito ad andare negli spogliatoi. Sei un bugiardo. David. Sei un bugiardo dal cazzo. Sta zitto. Quello che vuole. No. No! Lui vuole che tu gli spari! No! No! Dimmelo! Dimmelo che non è vero! Dimmi che non è vero! Mi sono sentito aggredito e quindi... No! Lei sta bene, dai! Dimmelo! Anche io ho passato dei momenti... Dimmi che sta bene! Se uccidi un indiziato, sarà stato tutto inutile, lui lo sa! No! Degli anni durissimi dove ho subito tre interventi, ma... La sua vita. Mi chiedo scusa e basta! Zitto! Mi dispiace che sia capitato a lui. La pistola, David. Con la massima trasparenza nel dire che comunque è stato un fallo normale. Se tu ora lo ammazzi, avrà vinto. Anche perché non è nemmeno facile fare un fallo per far male. Oddio! Oddio! Ah! Immaginate che cattiveria ci vorrebbe far pensare di far male a un giocatore. Predichiamo un senso di sportività.
Per oggi questa situazione non l'abbiamo. Tu dove sarai? Se dopo il fallo neanche una scusa. Ernest Hemingway una volta ha scritto: il mondo è un bel posto e vale la pena di lottare per esso. Condivido la seconda parte.